Ciao, che suoni? La versione inedita in macchina, ma proviamo anche a far qua il video. Ma sarà un video breve, ma è incentrato su notturno, ma significativo secondo me, perché credo che oggi sia stata definita da Pioli nel corso della conferenza stampa fatta a Milanello. La chiave oggettiva di volta della stagione, di volta della partita di domani, di volta della partita col Verona, di volta della partita con l'Atalanta, di volta della partita col Sassuolo e di volta del nostro futuro, secondo me. È un mantra, vediamola così, un mantra per diventare grandi, secondo me, che ha definito Pioli e l'ha, secondo me, centrato in pieno, quello che dico sempre. Per essere grandi ci vuole la testa fredda e il cuore caldo. È una frase molto semplice, ma è l'essenza dei campioni, l'essenza dell'essere grandi. Quello che ci siamo sempre detti nel tradurre positivamente l'esaltazione, non in testa calda e cuore freddo, ma l'opposto, neanche cuore caldo e testa calda, perché poi c'è la frenesia, neanche testa fredda e cuore freddo, perché ci vuole la passione, che è quella che porta Tonali ad allungare la gamba alla fine per fare il gol che ha infilato stracoscia. Dobbiamo combinare la testa fredda, che è quella che ci deve far capire che noi siamo forti. Noi siamo forti. Io ve l'ho detto che l'ultima, l'ho detto la settimana scorsa, che Pioli mi era molto piaciuto in conferenza, anche oggi si è confermato. È un Pioli badass, per dirla in stile americano, no? Un Pioli che se quale se non mi tranciano, mi è sembrato la settimana scorsa aver fatto un passo in avanti in quanto a cattiveria, ma quella cattiveria giusta e non l'isteria dei piccoli uomini, no? L'essere la gara, la cazzimma, l'essere cazzuti, ecco, in senso badass, diciamo. Ecco, se fosse un film americano sarebbe probabilmente Denzel Washington, ecco. Quella è la chiave che davvero può far cambiare il Milan. Forse il Milan l'ha già acquisita, speriamo. Speriamo. Domani partita. Io sono già in ansia, positiva, cioè vorrei, come dicevo con la Lazio, vorrei scendere io in campo. Mi rode tantissimo non poter essere allo stadio perché sono finiti i biglietti, mi sono mosso troppo tardi, ma non sapevo neanche se ci sarei stato per impegni miei, quindi appena l'ho scoperto, però purtroppo erano esauriti e non vedo l'ora che ci sia la partita, perché voglio vedere di nuovo il Milan, voglio vedere lottare il Milan, voglio che metta in pratica nel campo questa massima di Stefano Pioli. Probabilmente giocheremo, sappiamo che la Fiorentina gioca con un 4-3-3 classico, probabilmente gli elementi che ritengo cruciali per la Fiorentina, premesso che noi non dobbiamo, secondo me, pensare troppo agli altri, pensare a noi, perché Milan se gioca come sa, vince, non ce n'è. Però probabilmente la chiave della partita, secondo me, potrà essere nella fascia destra, dove spero che Messias confermi il suo stato di forma con la Lazio, che mi è piaciuto, e dice Biraghi e sarà un bel duello. Così come per i due centrali sarà importante, secondo me, nel ruolo dovesse giocare che sì, di diga da una parte e dall'altra propositiva, per poi di specchio vedere quello che farà Torreira, che ha anche lui una capacità di bilanciarsi in queste due dinamiche. Domani giornata intensissima, ci vediamo sicuramente.
Intanto vi auguro una buona serata, una buona notte per chi va a letto adesso. Ciao ciao!